Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Bentrovati, è giunto il momento di Occhio alla truffa. Saluto Riccardo Sartoris che è con noi in frequenza. Ciao Riccardo, come sempre bentrovato. Ciao, grazie, un buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi Riccardo parliamo proprio di un caso di truffa vero e proprio legato a tutto il discorso degli acquisti online, ma parliamo proprio di questo caso nello specifico di cui tu ti sei occupato proprio con il Movimento Consumatori, di cui sappiamo bene sei presidente. Raccontaci cosa è successo. Sì, ecco, siamo tutti ormai abituati ad acquistare online, siamo anche abituati nei confronti dei grandi colossi di vendita online del fatto che sebbene non è conforme o comunque ha dei problemi o una taglia magari non quella adeguata, si possa restituire e il venditore restituisce il prezzo. Purtroppo però ci sono anche tanti altri venditori che adottano delle politiche non del tutto chiare. Che cosa è successo? È successo che una nostra associata ha acquistato un paio di scarpe. Tra l'altro un paio di scarpe di marca, quindi di un valore anche significativo. Le scarpe sono arrivate, la taglia non era corretta e quindi ha chiesto di poter restituire il bene e riavere i propri soldi. In verità, quando ha mandato una mail e poi è riuscita anche a contattare telefonicamente, dall'altra parte si è sentita rispondere: ah no, ma la nostra politica non prevede nessun rimborso, nessun reso. Lei si è messa a discutere, dall'altra parte c'è stato invece un atteggiamento molto netto. A questo punto è venuta da noi e noi abbiamo visto che in verità nelle loro condizioni contrattuali c'era ben scritto che si poteva richiedere il reso addirittura nei 30 giorni successivi, quindi comunque un termine molto ampio. A questo punto abbiamo preso carta e penna, abbiamo inviato una mail e abbiamo anche noi parlato con un operatore. A quel punto c'è stato un po' di imbarazzo dall'altra parte, ha detto sì, no, ma vabbè, sono vecchie politiche, adesso noi abbiamo cambiato. Ho detto scusate, sul vostro sito c'è ben scritto che addirittura la voce resi, che quindi non potete dire che non lo adottate. E, insomma, un po' di tira e molla, poi hanno mollato il loro atteggiamento così negativo e alla fine la signora è riuscita a restituire la merce e vedersi rimborsati i soldi per intero, cosa che è rimasta a carico del consumatore, come tra l'altro prevede la legge, sono le spese di spedizione, perché lei restituendo la merce ha pagato il corriere. Tutto è finito comunque bene. E ultima annotazione anche sulla questione del reso, o meglio del rimborso: in primo momento l'azienda voleva riconoscere un coupon da spendere sul proprio sito, a fronte invece la nostra negazione del fatto che comunque dovevano restituire l'intera somma, hanno che loro abbozzato e siamo riusciti a recuperare tutto quanto. Quindi un caso finito bene, diciamo, che poi questi negozi online, insomma, o comunque chi fa vendite online parla di politica aziendale, no? Nel dire ah, ma noi come politica aziendale, che ne so, non adottiamo il reso. Ma credo, correggimi se sbaglio Riccardo, che sia anche un po' impossibile questo, ma proprio legalmente è previsto un reso, ce l'hai detto molte volte. Sì, certamente per gli acquisti online, soprattutto gli acquisti fuori dai locali commerciali, ecco, c'era la vecchia normativa che prevedeva dei particolari attenzioni nei confronti dell'acquirente per le vendite fuori dai locali commerciali, nel senso che tu non hai visto la merce direttamente, hai visto comunque delle foto, hai acquistato non direttamente in negozio. Ecco, a questo punto c'è una normativa, sì, che prevede la possibilità del cosiddetto ripensamento nei 14 giorni successivi alla consegna della merce. Quello che spiace è che il consumatore molto spesso viene talmente attaccato, cioè subisce la prepotenza del venditore. Il consumatore molto spesso riesce a perdere, quasi vergogna, no? A insistere, a far valere i propri diritti. Ecco, quello che vediamo spesso è proprio questo, cioè il consumatore viene da noi quasi con un timore, detto mi è successo questo, non so come comportarmi, e quindi noi riusciamo anche a dargli un po' di coraggio e a confortarlo sul fatto che lui ha diritto a un trattamento di un certo tipo. Riccardo, che dire, un caso, lo ripeto, finito bene, di questo noi ne siamo contenti. Io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa settimana e ti do appuntamento alla prossima. Grazie, grazie a voi sempre per l'attenzione su questi argomenti e buona settimana a tutti. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa.